Ciao bambini, eccomi di nuovo qua. Purtroppo in questi giorni, oltre ai baffi, mi è spuntato anche un fiore sulla testa. Ma no, lo sapete che a me piace scherzare. Ho messo questo fiore perché voglio parlarvi della primavera. È appena arrivata e mi sembra giusto parlarne. Vi sarete accorti tutti affacciandovi dalle finestre, dai balconi oppure giocando in giardino che ci sono dei cambiamenti. Stanno spuntando i fiori nei prati, sugli alberi, stanno ritornando le rondini, il sole incomincia a essere più caldo, le giornate si stanno facendo sempre più lunghe. Insomma, ci stiamo lasciando alle spalle il freddo inverno e quindi non possiamo che dire bentornata primavera. Eh sì, bentornata, io non vedevo l'ora. L'aspettavo da un anno, con i suoi colori e con i suoi profumi. E non c'è cosa migliore che iniziare a parlare della primavera con una filastrocca. È una filastrocca di Gianni Rodari. Ve lo ricordate, Gianni Rodari? Ne avevamo già parlato in classe e quest'anno, tra l'altro, si festeggia anche il suo centenario. La filastrocca fa così: filastrocca di primavera. Più lungo è il giorno, più dolce la sera. Domani forse tra l'erbetta spunterà la prima violetta. Oh, prima viola fresca e nuova, beato il primo che ti trova. Il tuo profumo gli dirà: la primavera è giunta, è qua. Passiamo adesso a vedere un po' le caratteristiche della primavera. Voi conoscete i mesi, quindi possiamo dire che la primavera dura 3 mesi. Comincia il 21 marzo e si conclude il 21 giugno. In mezzo abbiamo aprile e maggio, che sono 2 mesi prettamente primaverili. Marzo e giugno lo sono solo in parte, perché marzo nella prima parte appartiene all'inverno e giugno invece nella sua seconda parte appartiene all'estate. Passiamo adesso a vedere un po' le caratteristiche della primavera, cose che voi sapete già benissimo, è solo un modo per fare ordine nella vostra testa. Dunque, in primavera, l'abbiamo già detto, fioriscono gli alberi e i prati, fioriscono i ciliegi, i mandorli, i meli, in particolar modo in questo periodo gli alberi da frutto. E poi nei prati possiamo osservare le pratoline, queste margheritine che crescono spontaneamente nei prati. Poi vediamo cosa accade ancora in natura. Eh sì, come le piante si risvegliano anche gli animali, quelli che vanno in letargo. E qui, appunto, vedete, ci sono alcune foto di animali che in inverno vanno in letargo. Abbiamo un simpatico scoiattolo che sta sbadigliando, un ghiro che ancora sta dormendo con la sua scorta di nocciole, poi abbiamo un orso bruno che sta ancora schiacciando un pisolino, un riccio, una tartaruga. Qualcuno di voi magari ce l'avrà notato che si è appena svegliata dal letargo, e poi un buffo animale che si chiama istrice, che ha il corpo ricoperto di aculei e vi assicuro che pungono molto, quindi è meglio stare alla larga. Poi, sempre in primavera, ritornano gli uccelli migratori dai paesi caldi, perché esistono appunto degli uccelli che durante l'anno si spostano da un luogo all'altro, e tra questi le rondini. Le rondini in inverno sono in Africa dove fa più caldo e in primavera ritornano qui da noi per covare le loro uova e prendersi cura dei loro piccoli, per poi a settembre ripartire e andare verso l'Africa. Poi ancora, in primavera, mettiamo da parte sciarpa, guanti, cuffie, giubbotti pesanti per lasciare spazio a vestiti più leggeri. Però mi raccomando, portate con voi sempre l'ombrello perché la primavera è un po' pazzerella, alterna giornate di sole, quindi giornate piacevoli, a giornate di vento e di pioggia. Poi la primavera, non dimentichiamocelo, è anche la stagione in cui si festeggia Pasqua, Pasqua che è la festa preferita di tutti i golosoni. Vedete qui ci sono delle uova, le uova sono il simbolo della Pasqua perché rappresentano la rinascita, dalle uova nascono i pulcini, gli anatroccoli, come quelli che abbiamo visto fuori dalla nostra scuola. Abbiamo finito di parlare della primavera, ritorniamo un attimo ai mesi. Li avete studiati bene? Vogliamo fare una prova? Adesso, al mio via, proviamo a dirli tutti insieme. Siete pronti? Via!
gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre. Devo dire che siete stati proprio bravi. Ecco, adesso ritorniamo, come vi ho detto, ai mesi, ma in particolar modo sui giorni che formano i mesi. L'altra volta vi avevo detto che c'è questa bellissima filastrocca che ci viene in aiuto, che conoscono tutti, nonni, zii, parenti. E per poter impararla nel modo migliore vi suggerisco questa canzoncina. Vi lascerò il link, ovviamente. Ne ascoltiamo un pezzettino. Quindi imparate questa canzoncina e passiamo ai compiti. Ops, sono andata avanti. Dunque, come sempre, i compiti li trovate in bacheca. In bacheca troverete il file con tutte le attività da svolgere. Per quanto riguarda storia, iniziate sempre il lavoro prima sul quaderno. Come sempre, data, tempo meteorologico, quadratino giallo, scrivete il titolo, la consegna e poi fate questa tabella formata da tre colonne. Nella colonna centrale dovete scrivere questi mesi e poi svolgere l'esercizio, l'attività. In che cosa consiste? Dovete scrivere il mese nella colonna di sinistra, il mese che viene prima, cioè il precedente, e nella colonna di destra il mese successivo, cioè quello che viene dopo. Poi, dopo aver fatto questo lavoro sul quaderno, imparate la canzoncina e solo dopo aver fatto tutto questo potete mettervi alla prova facendo questi due giochini online che ho preparato per voi. Passiamo al compito di geografia. Per quanto riguarda geografia, si inizia sempre sul quaderno, scrivete la data, scrivete il tempo meteorologico, il quadratino viola, poi riportate la consegna. E disegnate questo reticolo. Vi ricordate? Il reticolo è formato da colonne e da righe. Le colonne sono quelle verticali, le righe sono quelle orizzontali. Disegnate questo reticolo che è formato da 15 quadretti per lato, 15 per 15. Ogni casella è formata da tre quadretti. Non dimenticatevi le lettere, non dimenticatevi i numeri. Disegnate questi oggetti nella stessa posizione che ho, in cui li ho disegnati io, poi passate all'esercizio vero e proprio, cioè quello di scrivere le coordinate degli oggetti. Io vi ho fatto il primo esempio. Il fiore si trova in B1, quindi B1 uguale fiore, e andate avanti con gli altri oggetti. Dopo aver fatto questa attività, andate a vedere un video che ho preparato per voi. È un nuovo argomento, è un argomento su cui poi lavoreremo settimana prossima, spero vi piaccia. Per quanto riguarda invece scienze, ho preparato per voi un'altra video lezione, per cui i compiti di scienze verranno descritti nell'altra video lezione. Per ora ho finito, la mia lezione è terminata, vi saluto con un forte abbraccio, un grosso bacio. Buona primavera a tutti. A presto, bimbi!